quanto di quello che troviamo online possiamo usare a nostro piacimento. Posso ricaricare la clip di un film? E se qualcuno in TV mostra un mio filmato preso qui da YouTube? Ho preparato 7 test per scoprire fin dove si spinge oggi la legge sul copyright. Ciao, sono Simo e qui sul canale parlo di 3 cose. Le mie esperienze in questo mondo di oggi, le interviste con persone che reputo interessanti e il mondo del digital. Faccio parte di quella generazione che ha vissuto a cavallo tra era analogica ed era tecnologica. E ne fai parte anche tu se ricordi ancora il rumore che faceva il modem per connettersi. Ma di qualsiasi generazione tu faccia parte, il mondo attuale, che si fonda in buona parte sullo star online, ci ha costretto nel corso del tempo a dare delle risposte a problemi nuovi per l'umanità. Ecco, ma cosa appartiene a chi? Con le immagini, la cosa più facile da condividere, si è dovuto ricorrere a varie soluzioni, tutte un po'... È nata ad esempio l'organizzazione Creative Commons, che ha creato diversi tipi di licenza che si vogliono inserire tra il rigido modello di copyright tutti i diritti riservati e il modello troppo permissivo di pubblico dominio. Con questa formula puoi usare le immagini che scelgono questa strada, ma dovresti sempre riportarne la fonte. Ma finché non migliorano il copia e incolla su smartphone, diciamo che non è così facile. Hanno poi creato cose come il watermark, cioè delle grafiche o delle scritte che sono sopra l'immagine e che si tolgono solo se voi la pagate. Aspettate, vi faccio vedere. Quando cerchiamo una qualsiasi immagine su Google, e succede soprattutto con le immagini in PNG, cioè quelle trasparenti, come vedete spesso c'è sopra una filigrana delle scritte che ne impediscono l'uso, a meno che ovviamente non si paghi per avere quell'immagine pulita. Però ovviamente questi sono blandi tentativi di cercare di arginare un fenomeno in realtà incontrollabile. Ditemi nei commenti solo oggi quante immagini avete condiviso su WhatsApp. Ma visto che ormai consumiamo tutti sempre più video, e lo so perché siete su questo video, ho deciso di fare una serie di test qui su YouTube per capire che limiti ci sono oggi alla ricondivisione di video, musica, eccetera, e che ho schematizzato con delle grafiche così proviamo a capirci meglio. Ah, so che su YouTube c'è il cosiddetto fair use, cioè l'uso consentito di materiale protetto da licenze. Però, a parte che non si danno mai indicazioni di lunghezza delle clip, si dice anche che in teoria queste dovrebbero rispettare alcune regole, come ad esempio ricaricare quello che si vuole a patto che si usi per esprimere un proprio messaggio personale. Poi però, proprio ieri esce un nuovo video di Checco Zalone sul suo canale ufficiale, e il canale YouTube di Repubblica lo ricarica integralmente, tra l'altro con il login della loro agenzia. Forse allora mi sfugge qualcosa, e quindi partiamo coi test video. Come avete visto in tutti gli altri video qui del canale, uso un sacco i cosiddetti B-roll. Che cos'è un B-roll? È un video che mostra ad esempio il caffè mentre sto parlando di caffè. Geniale, no? Si usano perché, a parte rari casi, un video con un faccione che parla per 10 minuti tende a essere leggermente soporifero. E quindi io, sbam, vi piazzo quel video che vi rialza l'attenzione. Ma non tutti i video che uso sono girati da me. Sono spesso spezzoni di video che trovo online, magari su siti dedicati, ma anche che trovo su YouTube stesso. Quindi il primo test sui video è... Cosa succede se rubo un pezzo di video di qualcun altro di famoso e lo carico sul mio canale? Ad esempio un video di Marrakesh. Ormai i videoclip delle canzoni sono pensati per i social, non c'è più MTV. O c'è? Per fare questo uso uno dei centinaia di siti dove basta inserire l'URL del video e lo si scarica in un secondo. Allora, per questo test, ma anche per tutti gli altri, userò questa regola. Caricherò 5 secondi e 10 secondi in punti diversi del video per vedere se e dove viene riconosciuto. Perché proprio 5 e 10? Perché un secondo è... cioè dai, è tipo questo. Quindi 5 secondi è il minimo, e poi gira la voce, ma è più una leggenda metropolitana, che fino a 9 secondi non vengano riconosciute molte cose. Una sorta di Far West. E quindi io mi spingerò ancora oltre, con ben 10 secondi. Secondo test. Cosa succede se carico la clip di un film? Ad esempio farò un test col film Parasite, che se non avete visto, guardatelo. Punto. Ormai gli horror e i thriller sono tutti uguali, non emozionano più. I nuovi film che fanno venire ansia sono altri,
da perfetti sconosciuti a, appunto, Parasite. Comunque anche qui, test con clip del film da 5 e 10 secondi. 3. Finora abbiamo parlato dei big del settore. Infatti, se dovessero arrivarmi richiami per i video precedenti, mi arriverebbero da Universal o Warner Bros. Tutte big company. Ma noi poveri creator sfigati e indipendenti? Cosa succede se loro ricaricano pezzi di un nostro video? Mi arriva magari un avviso via mail? Gli faccio causa e divento, non so, il nuovo proprietario della Marvel? Non lo so, allora riproverò a caricare spezzoni di video che ho qui sul mio canale, ma stavolta per 10 o anche 30 secondi, perché non credo 5 secondi di un mio video siano così rilevanti. Che poi, parentesi, perché in passato mi sembra ci fu il casino col canale di Human Safari, che visto che fa video di viaggio pazzeschi, mi sembra che usarono dei suoi spezzoni su dei video della Rai, poi dovettero scusarsi, eccetera. Ma se dovessero farlo con me, ma con uno spezzone di tipo 5 secondi di un mio video, cosa dovrei dirgli? Che una volta finito il video dicessero grazie a Simo Riccio per il pezzo che va da 10.31 a 10.34? Quindi per questo test 10 e 30 secondi. Semplice semplice, come dice il titolo, carico lo stesso video di Marrakesh, quindi con copyright, ma senza audio. Utilissimo da sapere per i b-roll di cui ti parlavo, cioè posso mettere ad esempio spezzoni di una partita di calcio mentre ci sono io che parlo sotto? Via di test 5 e 10 secondi. Passiamo all'audio. Allora, prima del discorso audio un passo indietro. Allora, c'è un creator, cioè uno youtuber. Insomma, quella cosa che ci mette tutti in imbarazzo quando dobbiamo spiegare che facciamo video su YouTube, che è Emalloru. I suoi video mi piacciono da morire e penso che quando avrò una fanbase su YouTube sarò un pochino meno schiavo di tutti gli algoritmi che ti costringono a pubblicare con regolarità video di una certa durata, eccetera, e mi dedicherò a fare meno video ma più emozionanti, con una storia. E se voglio che emozionino e che scatenino quella cosa lì, quel brividino a fior di pelle, devono per forza esserci delle musiche. Ecco, lui ad esempio usa un sacco di canzoni e per di più famose, ma col fatto che non monetizza i video, cioè non mette la pubblicità prima, durante o dopo, può farlo. Se si monetizzano i video invece si possono comunque utilizzare le canzoni, ma i soldi delle pubblicità andrebbero a chi detiene i diritti di quella musica. Giustissimo, per carità, anche se, perché se uso un minuto di canzone famosa in un mio video da 10, tutta la monetizzazione di quel video va ad altri? Non sarebbe più giusto dargli tipo un decimo del totale? Ma polemicucce a parte, penso che sia utile capire appunto dopo quanti secondi scatta questa cosa. Quindi, via di test da 5 e 10 secondi con una canzone famosa. 2. Questa diciamo che è la cosa su cui si basa totalmente TikTok, dove non vi sto a dire il mio nick perché non ci sono. Comunque, test con solo l'audio di un film famoso in un mio video, sempre 5 e 10 secondi. 3. Ci sono video dove c'è solamente la persona che parla in camera, come ad esempio quelli di UESA Channel. Ecco, potrei prendere il suo audio, montarci sopra quelli che ormai conoscete anche voi, i famosi b-roll, e ricaricare il video? Sempre per il discorso che siamo piccoli youtuber senza soldi per pagarci grandi avvocati, anche qui il test sarà da 10 e da 30 secondi. Ah, per finire il discorso audio, non tutti sanno che su YouTube c'è la Audio Library, una serie di canzoni, ma anche effetti sonori, direttamente scaricabili, utilizzabili e monetizzabili senza limiti nei nostri video. Comodo, no? Bene, fine dei 7 test. Ovviamente farò questi test sul mio secondo canale, quello che uso per mettermi mi piace da solo, visto che voi siete così avidi di mi piace. Ma metteteli, no? Comunque li metto in modo da non compromettere questo canale, visto che lo scopo del test è proprio capire quando arrivano queste segnalazioni per infrazione di copyright. E visto che sono tanti test e tanti video e dopo 3 richiami, cioè 3 strike, si rischia anche la chiusura del canale, beh... Ora, visto che su YouTube vengono caricate quantità inimmaginabili di dati, i poveri algoritmi non possono beccare subito i trasgressori. Infatti anche su questo canale a volte dopo settimane che ho caricato un video mi arriva qualche segnalazione via mail. Quindi ora farò tutti i test, ma voi per sapere cosa succederà dovrete fare una cosa, e non è quella che vi aspettate. Iscriversi al canale infatti non basta, dovete per forza attivare la campanella. Così quando farò il resoconto e vi farò vedere tutti i video che ho creato con tutti i test che vi ho detto e li analizzeremo, vi arriverà una bella notifica. Ah, se questo video arriva a 10.000 visualizzazioni, vi svelo qual è il mio imbarazzante secondo canale. Ovviamente se YouTube non me lo chiude per copyright.